Era il lontano 2018 quando acquistai i miei Rode Wireless Micro. Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti in questo nuovo video. Un video che voglio fare, che sono molto curioso di farlo, perché voglio paragonare i miei Rode Wireless, che sono dei microfoni ancora oggi spettacolari, hanno una lunga portata, come diciamo collegamento al principale, al trasmettitore, al ricevitore e comunque anche alla qualità che trasmettono. Ma in questi giorni mi serviva un microfono che potesse darmi la possibilità di gestire due flussi di audio per poter usarlo per delle interviste, per poterlo usare per delle situazioni dove siamo in due a dover parlare e non voglio che venga perso l'audio di nessuna dei due. Quindi il microfono Rode che in questo momento ho montato, che è il direzionale, va bene, ma in quel caso comincia un attimino a non essere preciso per quello che è la resa dell'audio, perché si sentono anche delle voci fuori campo. E quindi ho guardato un attimino e ho trovato questi fantastici microfoni della Sinco, la G2 tra l'altro come serie, che sono praticamente molto simili ai Rode, con la differenza che qui abbiamo due trasmettitori e un ricevitore, ricevitore che andrà collegato alla macchina fotografica, e mentre i due ricevitori, microfoni, vanno portati, indossati da due persone differenti. Quindi è la possibilità di gestire i due flussi di audio, come dicevo io. Sono entrambi digitali, quindi hanno un audio molto pulito, con addirittura anche la possibilità di eliminare i disturbi che recepiscono loro durante il parlato che si ha. È possibile avere la sincronizzazione, quindi delle due persone separate che parlano in quel momento, e soprattutto ha la 2,4 GHz come frequenza, e quindi dovrebbe essere anche senza tipi di disturbi. Infatti, lui recita già sulla sua scatola, che è fino a 200 metri di distanza. I miei Rode, se non ricordo male, erano 100 metri, ma poi li avevo testati fino a 50-60 e andavano benissimo. Hanno l'equalizzazione dell'audio in modo da poter tenere benissimo quello che è la voce pulita, il noise cancellation, quindi la cancellazione del rumore attiva, come dicevo poco fa. Hanno la possibilità di collegare un in-ear microphone, quindi di poter collegare una cuffia oppure un auricolare. L'uscita e le entrate sono digitali, in quanto sono completamente wireless a 2,4 GHz, e hanno una compatibilità praticamente estrema con qualunque tipo di dispositivo. Questo è un'altra cosa molto importante, ma bando alle ciance, andiamo ad aprirlo così vediamo cosa c'è nella confezione. Nella nostra confezione vediamo subito cosa troviamo per capire anche com'è la dotazione che viene fornita. Ok, vediamo. Ok, la confezione tra l'altro si presenta anche molto molto bene, è una confezione fatta davvero davvero bene. Non capisco se devo spingere, se devo aprirla. No, va aperta, perfetto. E all'interno, wow, all'interno abbiamo una bellissima scatoletta marchiata Sinco con un manualetto già di istruzioni che ci fa vedere anche velocemente alcune delle impostazioni. Sì, perché la cosa particolare di questi dispositivi rispetto a questo di Rode è che mentre qui avevamo solo ed esclusivamente il ricevitore, che è questo, con un piccolo display dove mi dava tutte le informazioni, il segnale, la batteria, la portata, com'era il segnale di collegamento con il suo ricevitore, eccetera, eccetera. Il ricevitore invece non aveva nulla, cioè il ricevitore non ha nessun tipo di display se non un LED qui sopra, due LED qui sopra, uno che è il LED di collegamento e l'altro il LED della batteria, cosa che si ricopia anche nella situazione qui dentro del pannellino. Questi qui invece hanno loro stessi, ognuno di questi dispositivi ha un pannellino. Voilà. Allora abbiamo bellissimo ricevitore, c'è scritto proprio trasmettitore e trasmettitore, quindi non possiamo sbagliarci. Leggero,
è molto leggero, già dotato di USB Type-C come aggancio. Qui abbiamo i magneti, fantastico, questi sono strautili. Adesso vi spiego a cosa servono. Allora, noi qui dietro abbiamo una clip, ok? La clip io posso utilizzarla per attaccarla come classico qui al bavero o della camicia, ad una giacca o di una maglietta, di una camicia. Ma se voglio che sia collegato in questo modo e non ho, per esempio, la tasca dove poterlo agganciare, cosa hanno fatto? Hanno preso dei magneti molto potenti, sono davvero molto potenti questi magneti, e li devo porre a questo punto all'interno della maglietta con questo che va a collegarsi direttamente su qui. Quindi io avrò questo tipo di situazione. Magnete all'interno, microfono, voilà, collegato in questo modo. Quindi io non avrò bisogno di avere una clip perché fa già lui da aggancio e lo posso tenere tranquillamente così e quindi parlare e avere tutto registrato. Poi ovviamente quando lo stacco devo stare attento a non perderlo, quindi io questi li lascio praticamente già qui perché mi serviranno sicuramente, perché utilizzandolo molto magliette e polo capite che la vedo difficile attaccarla con il bavero. Perfetto. Poi qui dentro abbiamo, dal tocco credo che siano gli antirumore. Ah no, abbiamo le due cuffiettine, probabilmente qui ci saranno, ecco, i due gatti morti da applicare qui per evitare il rumore con il vento. Eccolo qua, 1, 1, 2. Le clip per collegare che non trovo, lavalier, il microfono da bavero che sarà qua dentro. Eccolo qui. Allora abbiamo cavo di collegamento tipo 1, cavo di collegamento USB Type-C e USB standard Type-C, quindi per poterlo caricare in ambi i modi. E qui abbiamo il levalier. Esatto, abbiamo il suo levalier da mettere con la cuffiettina antifruscio, ok? E questo qui andrà agganciato qui, come di standard avviene per i nostri microfoni levalier. Andiamo a... Oh, mamma mia, queste bustine. Questo qui andrà... Allora, se questo va agganciato al bavero, va agganciato in questo modo, ok? Cosa che io possa attaccare in questo modo, ok? Quindi abbiamo davvero una dotazione completa. Io ricordo che solo il levalier di Rode io l'avevo pagato 80 euro, ok? Quindi io soltanto questo marchiato Rode, aspettate un attimo, ok, questo marchiato Rode l'avevo pagato 80 euro ed era uno qui dentro nella confezione. Guardate un po', ve ne danno due, quindi non abbiamo due cuffiettine perché una è la scorta dell'altra, ma sono due levalier in modo da poterli collegare entrambi, ok, qui ai ricevitori, in modo da poterli usare o con il loro levalier oppure con la capsula integrata. Quindi la dotazione, ragazzi, cominciamo a vedere che è di un certo livello: doppio microfono, doppio levalier, doppio ricevitore, tutto doppio. Adesso questi li rimettiamo al loro posto, ora che l'abbiamo anche già montati, ok? E questi qui, vi dicevo, sono i famosi dead cat, i gatti morti, ovvero sarebbero le cuffiettine che servono per eliminare totalmente il rumore del vento o del fruscio, inseriti e poi va leggermente ruotato. Ok, fa uno scatto e rimane bloccato, ok? Però, ripeto, questo non lo blocco, non lo inserisco perché non ci stanno all'interno dello spazio. E poi, come vi ho fatto vedere, abbiamo tutti i cavi necessari al collegamento. Questo per come si dice, il ricevitore da mettere nella macchina fotografica. E questo qui invece è un altro cavettino che serve come aggancio a loro. Quindi li mettiamo tutti qui. Adesso li collego, vado a caricarli, anche se credo che siano già
carichi 2 minuti e poi lo proviamo già a collegare alla macchina fotografica principale e facciamo un paio di test. A few moments later. In questo momento indosso il ricevitore B e sono in pratica fuori di casa. Adesso apro la porta di casa e entro all'interno di casa e raggiungo lo studio. Giusto per capire, con in mezzo le pareti e con in mezzo comunque una porta, e la nostra Oshi qui che mi aspetta all'ingresso, se c'è qualche differenza a livello di audio, o comunque se tutto va come deve andare, quindi se viene recepito in modo corretto. Ho tolto quindi il mio microfono direzionale, qui ho l'altro trasmettitore, vediamo un pochettino come si sente. Sono sempre dall'altra parte della casa, praticamente dove ho la porta d'ingresso, che sono all'incirca 8, 9, 10 metri circa da dove è in questo momento la telecamera, ma in mezzo ho una porta e ben 3 pareti. L'audio che avete sentito poco fa, che è eccezionale, sono rimasto davvero stupito perché ho tolto la card dalla fotocamera e ho voluto subito sentire l'audio per capire com'era. Sono rimasto impressionato da quanto fosse nitida, pulita e molto cristallina la voce, davvero una cosa incredibile. Ma mi sono accorto che avevo fatto un piccolo errore, ovvero stavo registrando in mono e senza la noise reduction attivata. Io adesso ho attivato la registrazione, quindi della mia voce da questo microfono in stereo, e ho attivato anche la noise reduction sopra al trasmettitore qui che ho attaccato alla mia maglietta. Adesso torno, come ho fatto prima, verso la telecamera, quindi senza passare dalla porta. A questo punto non sono entrato. Abbiamo sempre qui Oshi che mi aspetta ed eccomi qua. Prendo la sedia e mi metto in questa posizione per capire un pochettino come va la mia voce. Perfetto, ho capito come funzionano questi microfoni. Allora, lavorano in coppia. In pratica, in questo momento ho riattivato la funzione mono e in realtà non è che il mono registra un solo canale e quindi lo stereo ne registra due, ma funziona proprio in un modo completamente differente. Allora, le modalità sono tre. C'è la mono, la Safety e la stereo. La mono in pratica utilizza un solo dispositivo, come in questo caso con il noise reduction, quindi con la soppressione del rumore, e utilizza entrambe le tracce, canale destro e canale sinistro, per registrare la nostra voce. Io sono sempre dall'altra parte della casa, a 10 metri circa dal ricevitore e dalla telecamera, e in questo caso ho abilitato, come vi ho detto, la funzionalità mono. Nel video di prima, nel pezzettino, nella traccia di prima invece, era abilitata la funzionalità stereo. In quel caso funziona in un modo diverso, ovvero separa i due canali, destro e sinistro. I due microfoni lavorano su due tracce differenti, uno lavora sulla traccia destra e uno lavora sulla traccia sinistra. Insieme si possono andare a abbinare le due tracce per avere quindi due flussi differenti di audio e quindi separare eventualmente le due voci. E invece in modalità mono entrambi lavorano quindi sulla traccia stereo, quindi sarà un po' come avere tutte e due le tracce sulla traccia di destra e sulla traccia di sinistra. La modalità safety credo che serva per evitare problemi durante la registrazione dei nostri canali, quindi in pratica è come se abbiamo la sicurezza della registrazione su un canale, ma dall'altra parte apre un altro canale per poter registrare il nostro audio, così che se dovesse succedere qualcosa, batteria, mica batterie, qualcosa che non funziona, eccetera, lui comunque registra la nostra voce. Adesso io torno verso la telecamera così che io possa prendere anche questo filmato. E li abbiniamo tutti assieme nel video. Comunque, devo dire, ragazzi, che la prima impressione che ho avuto è che si sentono in una maniera paurosa. Si sentono, beh, sentite voi questo video, la voce come si sente. One eternity later. Beh, ho appena finito di guardare e ascoltare le tracce audio che ho appena registrato, i tre tipi differenti. Sono impressionato davvero, e la qualità dei Rode sicuramente mi aveva colpito già quando li avevo testati, ripeto, nel 2019, 2018-2019, ma devo dire che questi fanno impressione. La qualità è altissima, non alta, altissima. L'audio si sente in modo preciso, non c'è un minimo di
di lag o di incespicamento. La trasmissione è fortissima tra i due dispositivi. Con lui, anche con l'altro dispositivo, si lavora anche bene sulle due tracce separate. Il noise reduction è perfetto, io non sento più il disturbo che sentivo nella prima parte del video. Non, davvero non ho parole, anche perché ho appena controllato e questi costano poco meno di 110 euro, 108 euro. E parliamo di una dotazione, come vi ho fatto vedere, ultra completa. Abbiamo due trasmettitori, un ricevitore, tutti i cavetti in dotazione, quindi cavetti per collegare alla macchina fotografica, i cavetti per collegarlo alle telecamere. Abbiamo i cavi di ricarica USB-C, 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 USB 2.0 standard, cavetti di collegamento, i copri microfoni, due lavalier che vanno collegati direttamente qui con le sue cuffiette e i suoi cavetti, i soppressori del rumore, i famosi gatti morti da mettergli sopra ad agganciarlo, una custodietta di trasporto che, ragazzi, non è che ci fa schifo anche avere una custodietta di questo tipo, anche perché è fatta molto bene, bella ammortizzata, bella resistente, di un bel materiale che contiene tutto senza alcun tipo di problemi. E si sentono e funzionano benissimo. Per contro, i microfoni DJI, tanto per intenderci, quelli anche loro doppi con due trasmettitori e un ricevitore, costano 350 euro e l'antagonista della Rode supera i 210 euro. Quindi parliamo esattamente del 50% del prezzo, ma con una dotazione di accessori incredibile. Cioè, ripeto, io ricordo che solo il lavalier l'avevo pagato, mi ricordo, 80 euro. Quindi sono sicurissimo che avevo preso il più bello, mi serviva il più bello, volevo utilizzare quel tipo di lavalier collegato ai miei Rode, era della Rode. Insomma, ripeto, avevo scelto quel tipo di prodotto, questi non c'erano all'epoca, ma sono impressionato e ovviamente in modo positivo. Detto questo, io non posso fare altro che consigliarvi. Vi lascio il link qui sotto in descrizione con un piccolo link di sconto. Andate a vederli, leggete bene le caratteristiche di questi microfoni e ragazzi, avete la prova in questo momento proprio viva del funzionamento dei microfoni. Non sto facendo finta di utilizzare, sono collegati loro. In questo momento il mio Rode è staccato e gli altri Rode li ho messi già via, non mi ricordo neanche dove li ho messi. Ho collegato questo e sto utilizzando praticamente questo. Non so cosa dirvi, sono positivamente, finalmente per una volta impressionato di un prodotto che tecnicamente non ha nulla da invidiare ai suoi fratelli maggiori ultra blasonati. Detto questo, io vi ricordo come sempre di mettere qui sotto un mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere tutti i video che arriveranno sul canale. Video di questi prodotti, di queste chicche che vi porto con dei prezzi veramente incredibili e una qualità altissima. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Io questo non mi sa che lo uso sempre adesso.